Rattenberg, la città del vetro ricca di storia, si trova nella bassa valle dell'Inn, in Tirolo, incastonata tra il fiume e la rupe dello Schlossberg ai piedi di un maniero del X secolo. Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Gäste. Quale sindaco ho il piacere di darvi il benvenuto a Rattenberg, la città del vetro. Negli ultimi anni l'avvento a Rattenberg è diventato un evento economico e culturale di grande portata e posso dire con grande soddisfazione che esso viene annoverato ormai da molti media tra i mercatini di Natale più belli di tutta l'Austria. Regionalen und überregionalen Medien zu den schönsten Veranstaltungen Österreichs gezählt wird. Rattenberg è unica sotto molti aspetti, con i suoi 400 abitanti o poco più è la più piccola città dell'Austria. Nel Medioevo era parte del territorio bavarese e in quanto città di confine con il Tirolo costituì un importante scalo per la navigazione interna sull'Inn. La città ha potuto conservare quasi intatto nei secoli il suo aspetto medievale, il che ha contribuito a creare quell'incanto e quel fascino che oggi la caratterizzano. Una passeggiata romantica attraverso la città permette di scoprire i gioielli medievali in ogni angolo. Le antiche case dei chiodaioli costruite nella roccia ospitano il museo dell'artigianato. Le stanze e le camere da letto fedelmente arredate sono testimoni muti della storia del Tirolo e meritano di essere visitate. Non lontano dalla fontana cittadina si trova la statua di Santa Notburga, qui nata intorno al 1265, protettrice dell'agricoltura e patrona di Rattenberg. Un bel busto di Notburga è situato nella piccola cappella a lei dedicata nella chiesa parrocchiale della città. Uno dei più importanti musei del Tirolo è l'Augustiner Museum, che tra le venerabili mura dell'ex convento agostiniano ospita un'esposizione di tesori artistici che coprono oltre 9 secoli di storia del Tirolo. L'artigianato del vetro costituisce una particolare attrazione di Rattenberg. Qui, da oltre 400 anni, il vetro viene soffiato e lavorato con tutta la cura della tradizione artigianale. I pezzi vengono soffiati a bocca e lavorati a mano come una volta. Ogni pezzo costituisce un unicum. Lo strumento più importante è la canna da soffio. Il vetro fuso viene prelevato con un movimento circolare dal forno a 1200 gradi, quindi soffiato con la canna e fatto ruotare fino ad ottenere la forma desiderata. Se il mastro vetraio è soddisfatto della sua opera, il pezzo viene messo a raffreddare nel forno di tempera a 500 gradi. Le opere d'arte così realizzate possono quindi venire ulteriormente impreziosite da incisioni. Vale veramente la pena fare una visita a Rattenberg nel periodo dell'Avvento. Nei 4 fine settimana di Avvento l'intera città si trasforma in un suggestivo mercatino di Natale. Candele, fiaccole e bracieri avvolgono la città in un naturale chiarore. Immergendosi nello scenario dello splendido centro storico si possono rivivere le antiche usanze natalizie e le persone qui trovano una serenità condivisa. Gustando una tazza di vin brûlé e le prelibatezze locali, giovani e anziani si mettono in sintonia col Natale che sta arrivando. Liebe Besucherinnen und Besucher, spero che abbiate potuto scoprire e gustare l'avvento di Rattenberg sia sotto l'aspetto culturale che gastronomico. Sarò lieto di potervi accogliere personalmente in occasione della vostra prossima visita e nel frattempo auguro a tutti buon Natale, giorni sereni.